Deve esserci un'altra strada. Ah, molto ottimismo. Ok, sono pronta a uscire da qui. Anch'io. Aspetta. Fatto. Che è successo qui? Sembra un incidente ferroviario. Grazie, Sherlock.
Gesù. Chissà per quanto li hanno tenuti in funzione dopo l'epidemia. Vedo una luce in fondo. Allora saliamo. Ehi, la luce è vicina. Ehi, ti spingo io. Sì. Cosa hai trovato? Forza. Ok, andiamo. Siamo quasi fuori. Fai strada. Di un riposo in un teatro? Mi sembra una grande idea. Ci siamo quasi. Tranquilla. Vieni. Ci sei? È sicuro. Vieni.
Vuoi dirmi cos'è che non va? Che cos'ho che non va? Ellie, ti ho visto respirare le spore. Te l'ho detto. Sono immune. Ok, sei immune. Ma smettila. Mi hanno morsa molti anni fa. Che cazzo stai dicendo? E dopo il morso non è successo niente. La bruciatura. Maria e Tommy. E Joel sono gli unici che lo sanno. Sapevano. E ora anche tu. Non posso infettarti se è questo che ti preoccupa. Ma neanche renderti immune. Vuoi dire qualcosa? Ellie, io... credo di essere incinta. Cosa? Tranquilla, non è tuo. E quindi che... quindi che facciamo ora? Niente. Devo solo riposarmi un attimo. Cazzo? Da quanto tempo lo sai? Ho un ritardo di qualche settimana. Qualche settimana? Potevamo... potevamo tornare indietro. Non lo sapevo. Non ero sicura, ok? Non volevo essere un peso. Ora invece non lo sei, vero? Controllo che qui sia sicuro. Tu riposati. Chissà quanti personaggi muoiono qui. Incinta, cazzo. Come si fa a mantenere un segreto così?
La nota è vecchia, ma è meglio stare attenti. Va riattivata la corrente.
Accidenti. Ti sei fritto? Forse non eri questo grande elettricista. Che cos'è? Ok. Wow. Joel, sarebbe bello guardare un film qui. Forte.
Da brividi. Non ci credo.